In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande». Parole, parole, parole. Quante parole anche noi buttiamo addosso a Dio. Lo seppelliamo di parole, anche ben farcite di buoni e santi propositi. Ma qualche santo diceva che l'inferno è lastricato di buoni propositi. Il Signore chiede fatti. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate ciò che dico? Ma oggi Gesù non ce l'ha solo con quelli che parlano, ma anche con quelli che ascoltano senza ascoltare. Vi lascio al commento di Paolo Ricca. Importante è che qui ci sono appunto l'immagine della parabola delle due case, e quello che conta è che la differenza non è tra chi ascolta e chi non ascolta, perché tutti ascoltano, ma tra chi mette in pratica e chi non mette in pratica, cioè una vita cristianamente o anche umanamente fondata è una vita che pratica la parola di Dio, in poche parole, così come l'abbiamo ad esempio in queste pagine, anche in altre pagine, ma sostanzialmente il test fondamentale per la solidità di una esistenza è ciò che noi facciamo e non ciò che noi pensiamo o ciò che noi diciamo. O pensiamo di fare. O pensiamo di fare.